Wow, buongiorno a tutti ragazzi, eccoci in diretta su Evolution per la lezione Pilates di sabato mattina alle 11. Ok? Allora aspetto di vedere un po' di connessioni, di vedervi un po' apparire online. Ci siamo, vediamo, buongiorno a tutti. Allora, facendo il punto per quello che riguarda l'appuntamento di stamani, faremo una parte in piedi un po' più lunga, ok? All'inizio. Rispetto a sabato scorso, dove abbiamo lavorato in maniera un po' più tenue più sulla mobilità, stamani lavoreremo in maniera un po' più variata, un po' più diciamo globale, e inizieremo in piedi, ma staremo un po' più a lungo in piedi rispetto alle altre volte, ok? Andando a eseguire, una volta fatto l'attivazione di riscaldamento, anche un po' di pattern, un po' di movimenti in piedi, ok? Quindi sia su tutte e due le gambe, quindi bipodalici regolari che monopodalici su una gamba sola, dove andremo a sfidare un po', a allenare, a risvegliare caratteristiche e qualità tipo l'equilibrio, la forza statica, l'utilizzo attivo del core addominale in situazioni un po' più di deficit, quindi quando magari sono in piedi su una gamba sola. Tanto buongiorno a tutti. Ok? Quello che vi serve è, come sempre, un tappetino, un asciugamano, ok? Dell'acqua da bere. Non è previsto nessun utilizzo di attrezzo, ok? Magari le prossime volte, ve lo anticipo già da adesso, tenetelo a portata di mano. Utilizzeremo magari un asciugamano o un capo di abbigliamento abbastanza lungo da poter arrotolare, ok? Questo richiama uno dei primi stili di Pilates che deriva da uno degli allievi di Joseph Pilates che si chiama Fletcher Pilates, ok? Che è un bellissimo stile di Pilates che prevede l'uso di un asciugamano. Chiaramente è un oggetto standard per quel tipo di Pilates che ha una sua lunghezza, si può anche trovare online, però quello che riguarda l'utilizzo di questo attrezzo, ovvero l'attrezzo originale, non è così vincolante. Potremmo eseguire gli esercizi con l'asciugamano Fletcher, o meglio con la corda Fletcher, perché è una specie di corda, con un semplice asciugamano, ok? Ripeto ancora una volta, non stamani, ok? Questa è un'altra volta. Stamani lavoriamo in maniera un po' più omnicomprensiva rispetto a sabato scorso, lavorando un po' su tutte le qualità, quindi non predilezione di mobilità o di forza, ma un po' tutto insieme. E ancora una volta allungheremo leggermente la permanenza in piedi, ok? Tra un paio di minuti ci dovremo essere. Ancora una volta quello che vi serve è un tappetino, un asciugamano e acqua da bere. Ok, vi ringrazio ancora una volta per la presenza di stamani. Magari so che molti di voi, nonostante la necessità di stare in casa, staranno preparando quello che è tutto l'aspetto del weekend che arriva. Però se riuscite ad avere un po' di tempo per fare un po' di movimento insieme, a me fa tanto piacere. Ok? Ricordatevi poi, stasera al pomeriggio si scatta, si alza l'asticella con Nilo e Federica su workout a più alta intensità. Ok, quindi coprendo tutta la giornata, tutto quello che ci serve, l'aspetto un po' più olistico adesso e l'aspetto un po' più energetico a tasso metabolico un po' più elevato oggi pomeriggio. Ok? Io direi che tra un minuto possiamo cominciare e vi ripeto ancora una volta, si inizia in piedi. Ok, iniziamo in piedi e la permanenza in piedi rispetto alle altre volte è molto più lunga prima di venire a terra. Ok? Spero che state tutti bene. Spero che vi siate svegliati bene. Giornata bella. Sfruttiamola. All'aperto sarebbe meglio, però per adesso facciamo in casa. D'altronde è vero che questo tipo di discipline facciamo sempre in palestra, quindi sempre al chiuso. Magari adesso abbiamo un po' più voglia di evadere, è vero, è innegabile. Però dai, in questo modo siamo sempre, seppur distanti, molto 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 vicini. E
a me questo fa tanto piacere, spero anche a voi. Bene, ragazzi, ci siamo. Io direi che possiamo cominciare. Allora, vorrei che venisse in piedi e cominciamo a lavorare, ok? Ancora una volta la permanenza in piedi stamani è più lunga. Allora, facciamo un attimo un test. Mi vedete tutti? Io direi che sì, ok? Mi allontano un po' dallo schermo, dal telefono, che mi riprende per avere un po' più la figura un po' più lunga. Allora, per cominciare, vieni in piedi, gambe parallele, con le piedi sotto le anche, le gambe come due binari. Ok? Semplicemente prendi aria sulle spalle, fuori aria sulle spalle, con un movimento semicircolare delle spalle, morbido, lento, fluido. Prendo l'aria, fuori aria, inspiro, espiro. Cerca di far fluire bene l'aria, immettendola dal naso, soffiandola via dalla bocca. Ripeto ancora due volte. Uno ancora. Adesso comincio a fare dei movimenti con le braccia. Inspirando, sollevando le braccia. Espirando, abbassandole. E via via l'ampiezza del movimento la vado a aumentare. Ok? Movimento sempre più ampio. Sempre più ampio. Allora, nell'aumentare l'ampiezza del movimento, comincia a contrarre i glutei quando prendi l'aria, per evitare di buttarmi all'indietro la schiena, ok? Prendo aria, contraggo i glutei. Contraggo i glutei. Quindi cerco di deputare tutta la parte della spalla, il plesso della spalla, seguo il movimento, senza compensare con la schiena. Se questo ti limita nel movimento delle spalle, nessun problema, ancora due volte. Prendo l'aria, uno ancora, prendo l'aria, fuori aria, perfetto, ok. Allora, fletto le gambe, piego le gambe, metto le mani sulle ginocchia e faccio dei piccoli movimenti circolari con il bacino, ok? Come se facessi una rotazione tipo hula hoop, come se avessi, ok, siamo capiti il tipo di movimento. E cambio direzione dall'altra parte, fluido, morbido. Lascia fluire bene l'aria, inspiro dal naso, espiro dalla bocca. Ancora uno. E soffiando via l'aria, vengo solitamente. Ok. Adesso standing roll down, srotolo la colonna. Giù, comincio dall'alto. Se ho bisogno di piegare le gambe, ok. Se già riesco a lasciarmi un po' più tese, ok, lo stesso. E dal basso ritorno su. Ancora tre volte, scendo. Tre, salgo dal basso, srotolo la colonna, l'aria rotolo su lentamente. Due volte ancora, comincio dall'alto. Cerca gradualità, cerca il tuo ritmo articolare. Dal basso ritorno su. Uno ancora, cerca il tuo ritmo articolare. E ritorno su. Perfetto. Allora, adesso porto le gambe separate, i piedi separati, tipo la posizione di uno squat. Quindi i piedi più o meno sono sull'ampiezza delle spalle, ok? Vado a tirare le gambe, quindi rifletto, metto le mani sulle ginocchia, schiena dritta, inspiro in arco un po', espiro arrotondo, via la retroversione del bacino, lieve, ok? Inspiro, espiro, ancora due, inspiro, espiro, ancora uno, inspiro, espiro. Poi prendo l'aria, lungo la colonna e respirando giù con le mani, giù con la testa. Rimani un attimo lì, gambe piegate.
4, 3, 2, 1, butto fuori l'aria, torno su lentamente, a ritroso dal basso verso l'alto. Eseguo tutto un'altra volta. Ok? Inspiro, allungo la colonna, la inarco un po', estiro, la arrotondo, la fletto. Ancora, inspiro. Espiro. Ancora due, inspiro. Espiro. Ancora uno. Poi mi metto in posizione di allungamento e poi espirando vado giù. Lascio andare la testa, le mani. 5, 4, 3, 2, 1. Salgo su lentamente. Ok, bene. Allora, continuiamo la parte in piedi, dove una volta che hai stretto un piede contro l'altro, mi vai a sollevare prima una gamba e poi l'altra. Quindi cerca bene di stabilizzare sulla gamba che resta a terra, lavorando sia col piede, ma anche via via attraverso tutta la catena, fino al gluteo della gamba che è estesa e gli addominali. Ok? Quindi comincio, lascio la gamba destra a terra, stringo i piedi, sollevo la gamba sinistra, spingo il piede contro la gamba, la mia gamba deve essere attiva, piede, gluteo e addominali, respiro, 4, 3, 2, 1, via basso, ok? Semplice, cambio ora, sollevo la gamba destra, spingo il piede destro contro la gamba sinistra, gamba sinistra attiva dal piede, gluteo e addominali, spalle basse, 4, 3, 2, 1, riabbasso, ok? Ripeti ancora, sulla sinistra, spingi, crea stabilità, ok? 4, 3, 2, 1, riabbasso. Un altro ancora, sollevo la gamba destra, sto sulla sinistra, 6, 4, 3, 2, 1, giù, bene. Ok, adesso allungo un attimo la permanenza in piedi. E una volta che ho sollevato la gamba, faccio quattro cerchi ampi con le braccia, come ho fatto prima, ok? Buono, allora, il gluteo che sentirai contrarre di più è quello della gamba che è distesa, ok? Aiutati anche con gli addominali, quindi piedi stretti. Sollevo la gamba sinistra, spingo, vado, inspiro, espiro, uno, inspiro, espiro, due, altrettanti, e due, anche lo sguardo ti può aiutare, sì? Uno, abbasso le braccia, abbasso la gamba, scrollo un po' la gamba di sostegno e cambio, ok? Quindi adesso vado a sollevare la destra e sono sulla sinistra, ok? Attivo bene, vado, inspiro, quattro, e espiro giù. 3. Senti se c'è differenza tra un lato e l'altro. 2. Metti a fuoco queste eventuali difformità. 1. E abbasso e giù. Scrollo un attimo la gamba. Ok. Srotola la colonna una volta sola. Giù dall'alto. Scendo. Risalgo su dal basso. Perfetto, ok. Adesso mi vai a mettere la gamba destra a terra sul ginocchio. Bene. Gamba sinistra davanti. Metto le mani dietro. Cosa vado a fare? Vado a fare quattro spine twist nella direzione della gamba che ho davanti, muovendo dal centro, ok? Ginocchio rispetto all'anca all'indietro, quindi l'arco fuori distesa. Spalle basse, inspiro, vado, espiro, ritorno. Ancora, inspiro, espiro, le due gambe sono stabili, premo col ginocchio, premo col piede. Ancora, due, ritorno, un altro, inspiro, espiro, e cambio adesso, ok? Gamba sinistra a terra, gamba destra davanti,
Quindi quattro volte in questa direzione. Ginocchio fuori indietro rispetto all'anca, mani dietro. E vado. E inspiro, vuoto. Espiro, ritorno. Muovi dal centro del corpo, la giro vita, ok? E due. Ritorno a nuda, bene la colonna. Senti se un lato diverso dall'altro. Concentrati. Inspiro. Espiro. Un altro. Inspiro. Espiro. Ok, torna in piedi adesso. Bene, allora, quello che ti chiedo di fare è di replicare questa situazione in piedi, ovvero sei sulla gamba destra, solleverai la sinistra, spingi, quando ci sei mi vai a eseguire due spine twist in questa direzione, quindi guarda me. Allora, chiaramente l'instabilità è molto più elevata. Se hai i piedi sul tappetino e hai molta instabilità, ti consiglio di venire sul pavimento, dove la superficie è più stabile, ok? Se l'ampiezza del movimento che vai a generare è troppa, ruota un po' meno. Usa sempre la respirazione, lo sguardo, il campo visivo e la stabilità che proviene sia dalla gamba che ti sostiene, ma anche da tutto il core. E per core, nel senso stesso, si intende sia l'addome che il gluteo della gamba che ti sostiene, ok? Stringo i piedi, la mia gamba destra rimane a terra, sollevo la sinistra, spingo dietro, soffio via l'aria e inspiro, ruoto. Espiro, ritorno, ne faccio un altro, inspiro, ruoto, espiro, ritorno e abbasso. E cambio su questa, spingo, attivo bene, dietro, soffio via l'aria, vado, inspiro, ruoto. Espiro, ritorno, un altro, inspiro, ruoto, espiro, ritorno, abbasso, srotolo, rotando, giù lentamente, roll up, abbasso, torno su, perfetto, adesso cosa mi fai? Mi vieni in avanti sulla gamba sinistra. Quindi vado a creare praticamente un passo avanti, un affondo, ok? Bene, attenzione alla stabilità. Per due volte scende giù inspirando e espirando ritorno, ok? Proviamo. Ci sei, passo abbastanza alto, stabilità, prendo aria, fuori aria, un attimo. Prendo aria, fuori aria, all'indietro. Cambio adesso. Due volte e poi tornare indietro, ok? Pronti? Vado, inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. E all'indietro. Mi do una piccola spinta. Ok? Lo vuoi riprovare? Allora, se avessi difficoltà a tornare indietro, porta in avanti la gamba che hai indietro e poi riorganizzati. Ok? Vai. Vado. Ci siamo? Vado. E uno. E due. Un altro. Vado. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Srotola la colonna. Giù. Ok, allora, un ultimo pezzettino in piedi, rimettiamo insieme poi se volte abbiamo fatto i piedi e veniamo a terra. Allora, mi riprendi la posizione larga dei piedi e quando scendi prova a sollevare le braccia prendendo l'aria. Quindi è quello che magari in un altro contesto, comunque nulla vieta di metterlo anche qui, lo chiameremo overhead squat, quindi scendo giù col bacino sollevando le braccia, ok? Quattro volte. Pronti? Vado. Inspiro. Espiro, passo le braccia e ritorno. Cerca di non curvare la schiena. Inspiro. Espiro, ritorno. Due volte ancora. Inspiro. Espiro. Un attimo. Inspiro,
espiro. Adesso srotolo la colonna dall'alto giù. Ritorno su. Perfetto. Allora, cosa ci porterà a terra? Una sequenza di walk out, quindi camminando e poi tornando in piedi. Tre volte, con la quarta poi rimarremo a terra. Quindi walk out semplicemente. Ok? Allora, lo andiamo a unire alla fine di questo pezzettino di esercizi. Quindi rifacciamo tutto dall'inizio. Mettiamo insieme lo spine twist sulla gamba sola. Finito lo spine twist, mi fai l'affondo. Ritorni, spine twist dall'altra parte, affondo. Ok? Poi squat, poi workout e siamo a terra, cominciamo la parte a terra. Quindi come ti dicevo all'inizio, stamane la permanenza in piedi è molto più lunga, ok? Allora, vado a chiudere i piedi insieme. Buono? Allora, la mia gamba destra mi sostiene, la gamba sinistra la sollevo. Attivo bene la gamba, spingo quest'altra gamba contro la gamba dritta, su con le braccia. Mani dietro il capo, inspiro, ruoto il torace, espiro, ritorno, un altro, inspiro, espiro, adesso porta questa gamba avanti, sei a fondo, uno, ritorno, un altro, due, ritorno all'indietro, perfetto, cambio adesso, sollevo questa gamba, spingo, attivo, addome, gluteo, dietro, soffio via l'aria, inspiro, spine twist, espiro, ritorno, un altro, inspiro, spine twist, questa gamba avanti, su, e ritorno, un altro, inspiro, espiro, all'indietro, separo, overhead squat, ne fai solo due, solo due. Inspiro, espiro, un altro, inspiro, espiro, walk out, vai, mani sotto le spalle, 3, 2, 1, ritorno in piedi, un altro, ritorno in piedi, un terzo, stendo bene le braccia, stendo bene le anche, ritorno in piedi, l'ultimo ma resto giù, ok? Resto, 3, 2, 1, ginocchia a terra, ok, benissimo. Allora, facciamo quella che è una simulazione di una 100 in ginocchio e poi finalmente veniamo schiena a terra. Quindi devi attivare bene glutei e addome. Quindi cosa mi farai? Molto semplicemente il classico movimento di braccia di una 100 tradizionale, originale, in piedi. Cerca il buon compromesso fra stabilizzazione senza oscillare, uso addome e glutei, che però non vada a sconfinare nella rigidità, ok? Usa bene il respiro, usa bene la giusta tensione sulle braccia. Le braccia sono ben tese, ma non rigide, ok? Spalle basse, attivo i glutei, attivo l'addome, braccia tese, dorso della mano, inspiro, espiro, muovo, inspiro, espiro. Piccolo range, le braccia si muovono in uno spazio limitatissimo. Inspiro, espiro. Glutei, addome attivissimi. Ok? Come se toccassi veramente marmo, dai. Dai, sei di marmo, dai. Alla grande, inspiro, espiro. Ancora, prendo aria fuori aria. Glutei attivissimi, addome attivissimi. Inspiro, espiro. Braccia ben tese ma non rigide. Ok? Anche le dita sono belle allungate, inspiro, respiro, contratto, sono sempre lì, core addominale gluteale, inspiro, respiro, ancora due,
Ancora uno. Giù, mi fermo. Ok. Allora, se posso, siedo sui palloni. Buono. Allora, me ne fai un altro e poi ci mettiamo schiena a terra e cominciamo tutta la sezione floor. Floor Pilates, vai a terra. Vieni su di nuovo. Attiva i glutei, attiva l'addome, spalle basse, torace un po' aperto, braccia tese, inspiro, respiro, vado. Cerco di non dondolare, ok? Cerco un buon compromesso tra la frequenza del movimento delle braccia, non troppo, poco. Tensione ma non rigidità, attivazione sempre, glutei, addome, respiro, inspiro, respiro. Fluido, prendo l'aria, fuori aria. Gli addominali, i glutei mi sostengono. Inspiro, espiro. In, es. In, es. Ancora. Inspiro, espiro. E, due. E, uno. E, stop. Ok, bene. Perfetto. Allora. Allora, io uso stamani con voi un pattern di movimento che uso frequentemente nell'approccio Pilates, perlomeno nell'ultimo periodo, in cui mi piace inserire, visto anche un po' il contesto, siamo un po' più fermi in questo periodo, forza, certo che è la qualità neuromuscolare più importante, deve sempre allenare, la forza la deve allenare sempre, ma anche tanta mobilità e flessibilità. E quindi io riprendo per te, come già fatto altre volte, sia il sabato mattina che anche il mercoledì mattina, una sequenza in cui metti insieme sul piano di riferimento sagittale, quindi dritto, in questo modo, roll down, roll over, roll up, stretch forward, ok? Quindi andiamo a coniugare insieme sia per l'aspetto della forza, ma anche della flessibilità, ok? Poi da lì restiamo a terra e aggiungiamo un po' di cosette. Ok? Quindi molto semplicemente, ricapitolando, già ricorderai bene, la sequenza ci porta giù, all'indietro, su e in avanti. Ok? Allora facciamolo in modo tale da guadagnare via via flessibilità senza andare troppo sul pesante. Magari hai ancora bisogno di qualche ora per guadagnare più flessibilità, la mattina non tutti siamo performanti, quindi diamoci un obiettivo, ok? Rollover, attenzione se hai difficoltà ad andare indietro con le gambe, attenzione alla cervicale, se hai bisogno di un supporto ti puoi aiutare con le mani, cerca comunque la flessibilità, la ridistribuzione del carico, ok? Allora hai le gambe parallele, leggermente flesse, ok? Useremo 8 conti per scendere e poi 8 conti per salire, ok? Rollover, quello che ci metti, stretch forward, quello che ci metti, ok? Hai le braccia parallele alle gambe, le sollevi appena, spalle basse, braccia immobili, inspiro, inclino, espiro, scendo, 1, muovo la colonna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, testa a terra, braccia a terra, piego le gambe e mi unisco. Braccia attive, locale che prima ce l'ha tonificate apposta, ce l'ha attivate, su e all'indietro, lo devi accennare. Mi fermo quando ho raggiunto la massima altezza, apro le gambe e altezza spalle, braccia attive, riporto le vertebre, se ho bisogno mani dietro. Sacro arriva a terra, unisco le gambe e le piego. Stendo le gambe a terra separandole un po'. Porto le braccia su, sul capo, 8 punti e salgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stretch forward, semplice a piedi, più avanzato a gambe separate. E mobilizzo la colonna dall'alto verso il basso dove riesco a arrivare. E ritorno su lentamente. Ok? Lo facciamo 8-3 volte, così guadagniamo via via forza ma anche flessibilità. Rimetto le gambe in parallelo. Puoi giocare ogni volta con la posizione delle braccia, laddove parallele a terra, semplice. Più in alto le porti, più difficile. Dove le metti, le lasci, ricorda, ok? Senza muoverle. Pronti? In 8 si va, e 1, e 2, e 3,
e il 4 e il 5 e il 6 e il 7 e 8. Braccia a terra, non troppo strette. Unisco le gambe, le piego. Braccia attive, mani aperte. A, su, over, palle indietro, dove riesco a rimanere. Fermo le gambe, un pezzo a spalle, le apro. Giù le vertebre, mani dietro se serve. Ok? Sacro tocca. Gambe unite, gambe piegate. Gambe che stendo a terra, separo. Braccio su, sul capo. In 8 salgo, pronti, via, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, spine stretch forward, gambe a farfallino, gambe divaricate dall'alto, scendo giù lentamente. Ritorno su progressivamente. Ok, siamo alla terza ripetizione, vediamo se cominciamo a guadagnare. Sei in forza, percezione e flessibilità. Gambe parallele, pronti? Via, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Braccia a terra. Ce la fai a portare su le gambe dritte? Se hai difficoltà, piegale prima, ok? Roll over, vai, pa. Fermo, ampiezza spalle, apro, giù una verso la palpebra, braccia salde, nessuno stress sulla colonna, mani dietro se serve. Ok? Arrivo, salgo, chiudo le gambe, piego le gambe, stendo le gambe a terra, le separo un po' sulle braccia, in otto si sale, pronti, vai, e uno, e due, e tre, e quattro, cinque, sei, 7, 8, stretch forward, vado dall'alto. Ritorno su lentamente. L'ultimo. Ok, pronti? Piccola variante. Vuoi scendere in neck pull? Se te la senti, ok. Se no con le braccia dritte. Pronti? 3, 2, 1, via, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, testa a terra, braccio a terra, piego le gambe oppure gambe tese, le sollevo, pronti, via, roll over, vado, dove riesco arrivo mi fermo, apro le gambe a queste spalle, giù la vertebra dopo l'altra, se bisogna assisti con le mani, braccia tese ma non rigide. Sacro tocca, chiudo le gambe, piego le gambe, scivolo a terra con le gambe. Posso tornare su con un neck pull se voglio, se riesco, se no con le braccia tese. Pronti? In 8, via, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Piedi uniti o gambe separate, stretch forward dall'alto, srotolo la colonna in avanti. Ritorno su lentamente. Perfetto, andiamo avanti adesso. Ok, allora cosa ti propongo adesso? Un tipo di movimento, un tipo di movimento che può cambiare completamente. Può essere impostato più su quello che riguarda più flessibilità oppure più forza e mobilità, laddove nella sua lettura leggera, tu mi metterai i piedi uniti oppure puoi tenere le gambe separate, il bacino fermo e io vado ad allungare da una parte e poi dall'altra. E questo inizialmente lo facciamo insieme. Dopo ti posso proporre di cambiare completamente l'esercizio, che necessariamente dovrà essere eseguito a gambe separate, e trasformarlo in forza e mobilità, perché io mi solleverò su un braccio solo, con le gambe divaricate, quindi attenzione all'ambiente, a non scivolare e anche a come stanno le braccia, le anche, i muscoli adduttori delle gambe, ok? Senza esagerare. Quindi intanto allungo lato lato, scendi la posizione delle gambe, ok? Non importa quanto flat, l'importante è farlo bene, bacino immobile, ok? Bene, allora appoggio il mio braccio sinistro al lato.
e allungo tutto il fiato. Uno. E si atterra. Senza sollevare, giù. E ritorno. Dall'altra parte, questo braccio lo piega un po', questa chiappa rimane a terra, allungo. Ritorno. Il braccio d'appoggio si piega un pochino, ok? Torno, il bacino è sempre lineare, non si muove, ok? Ancora, allungo. Ritorno. È un gioco di opposizioni, il braccio va da una parte, il gluteo dello stesso lato spinge a terra. Riprovo. Ok? Due ancora. Allungo. Un altro. Ritorno. Perfetto. Allora, adesso mi accavallo le gambe. Ok? In questo modo, i piedi a terra. Metti le mani dietro la nuca, srotola fino a toccare a terra con i gomiti o comunque al punto più basso in cui riesci a arrivare. E ritorno su. Cambio adesso, cavallo l'altra gamba. E srotolo lentamente. Salgo su. Perfetto. Ok. Allora, adesso facciamo un passo indietro, perché questa apertura, quindi a spaccata, quindi forza, mobilità, me la vai a preparare. Perché un passo indietro? Riprendiamo un attimo la transizione che da in piedi ci portava a terra e ci aggiungiamo un side bend, così prepariamo bene tutte le varie metà corporee. Quindi, quando sarai in piedi, quindi adesso torni in piedi, quello che andrai a fare è walk out, side bend e ritorno in piedi due volte, ovvero questo. Molto semplicemente scendo, poi mi fermo, ruoto da una parte, su, ritorno, dall'altra e ritorno in piedi. Ok? Allora, cerca di farlo in totale sicurezza, ok? Così che ci prepariamo per poi eseguire, qualora avessi scelto di farlo, quella variante del side hand stretch che abbiamo fatto a sedere guardando lo schermo. Ok? Quindi siamo in piedi. Allora, scendo, gambe non troppo separate, ok? Diciamo eccedenti appena l'ampiezza del bacino, ok? Srotolo, scendo, comincio a camminare, mi fermo sul plank, scelgo un braccio sul quale andare, ruoto, vado su, guardo davanti, 3, 2, 1, scendo giù, riallineo bene, braccio tese, cambio, 3, 2, 1, ritorno giù e torno in piedi, a ritroso, tallone a terra, salto. Ok? Me lo rifai un'altra volta e poi resti a terra. Scendo. Ok, vado. Uno, due, tre, quattro, scendo. Allineo. Cambio. Due. Due, tre, quattro. Giù. Ginocchia a terra. Ok, bene, allora saltiamo Andre, ci mettiamo a sedere, mi fai una volta soltanto roll down, roll over, roll up, stretch forward e poi scegli in che direzione andare, se solo flessibilità oppure più forza, ok? Vai, gambe, pronti, ti ricordi c'era anche questa variante, ok? 8 punti, via, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eccoci a terra, braccia a terra, gambe piegate, gambe tese, vengo su per rollover, dove riesco a arrivare mi fermo, apro le gambe e mezzo spalle,
ritorno giù, una vertebra dopo l'altra, braccia attive, mani attive. Sacro a terra, gambe chiuse, gambe piegate, stendo le gambe a terra, ok? Roll up, in 8, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, straight forward, gambe a farfallina oppure gambe separate, sono fuori in avanti, ok? Ritorno su, una vertebra dopo l'altra. Ok, per quattro ripetizioni adesso scegli se allungare gambe piegate, gambe tese, oppure addirittura mutare il tutto venendo su, come hai visto prima. Ok, attenzione a non scivolare, attenzione alle condizioni. Ci sei? Pronti? Via, su. Uno. Spingo bene, torno giù lentamente. Adesso cambio. Su. Giù lentamente. Attenzione alle spalle, se apriamo le spalle cerca di restare su questo, ok? Ancora due, vai. Torno giù lentamente, tutto sotto controllo. L'ultimo, sei? Ritorno. Perfetto. Ok. Allora, come hai fatto prima, vai a incrociare le gambe. Bene. E scendi giù. E risalzi. Cambio. Srotolo la colonna, giù, 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 giù. Risalgo su lentamente. Perfetto. Allora, adesso facciamo un po' di lavoro per i glutei. Ok? Allora, da dove cominciamo? Cominciamo prima da riattivarli, quindi verrai in posizione sfinge, che nel Pilates è la postura normalmente utilizzata per un esercizio, si chiama leg kick, one leg kick, che è una scalciata, è un leg curl. Quindi la posizione su cui verrai è questa. Però non fai altro che attivare i glutei, riattivarli, contraendoli e rilasciandoli. Contraggo, rilascio, contraggo, rilascio. Contrazione, rilascio, contrai, rilascia, strizza i glutei, strizza e rilascia, contrai e rilascia, ancora, contraggo, rilascio, contrai i glutei, rilascio ancora, 4, rilascio, 3, rilascio, 2, 1, perfetto. Allora, cosa mi fai per 3 volte, ok? 12 conti ogni volta, questo si chiama the heel beats from. Noi a volte l'abbiamo fatto nella sua versione opposta, schiena a terra, consiste nel battere i talloni a gambe tese e ad anche rotate, quindi fondamentalmente le anche rotate. Cambiamo il senso, a terra, schiena a terra ha un senso, pancia a terra ne ha un altro, andremo a privilegiare i glutei. Quindi solleverai le gambe da terra anche se poco e cercare di sentire bene i glutei. Quindi pancia a terra, fronte sulle mani, ok? Buono, fronte sulle mani, rilassa le spalle. Concentrati completamente sull'addome, rotto le gambe, piedi a martello, piedi a papera, talloni uniti, sollevo le gambe, pronti, batto, piccoli movimenti, piccoli, batto, 1, 2, tanti movimenti piccoli, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1, stop, recupera. Seconda da 12 conti, ci siamo?
3, 2, 1, vai, parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1, stop, riabbasso, ok, pronti, terza da 12 punti, 3, 2, 1, fai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1, stop. Scarichiamo un attimo la bassa schiena, all'indietro. Bene. Allora, perfetto. Cosa fai adesso? Riprendiamo il plank e ci mettiamo un altro classico del Pilates, leg pull, dove io vado a eseguire per 4 volte, quindi 4 serie da 4 ripetizioni in una di questo. Ok? Allora, quindi sono tante piccole serie per cercare di non sovraffaticare, di non affaticare niente, ma di concentrarsi bene sull'azione del gluteo. Non è tanto quanto sollevi la gamba, ma cosa vai a percepire qua quando lo fai. Cerca di ridurre al minimo, se non di eliminare proprio la tensione lombare, e di concentrarti bene sull'attivazione del gluteo, ok? Quando sollevo la gamba, piede al martello, abbasso. Se ho tanta lordosi lombare, come spesso succede, o la zona lombare domina tanto, ogni volta che sollevi la gamba, mento chiuso sul collo, come per dire di sì. Ok? Sono 4 serie da 4, quindi un totale di 16 ripetizioni spezzate. Ok? Cominciamo. Mani sotto le spalle. Sguardo a terra, spalle lontane dalle orecchie, ginocchia all'indietro rispetto alle anche. Punto i piedi. Stendo le gambe. Compatto l'addome e vado. 1. Giù. 2. Giù. 3. 4, giù un attimo, all'indietro, inspiro, espiro, ritorno, seconda serie da 4, pronti, stendo e riparto, 1, 2, 3, 4, giù, all'indietro, lento, fluido, ininterrotto, ritorno, terza serie da 4, ok? Punto. Vado. 1. 2. 3. 4. Giù. Ok, ragazzi, l'ultima serie da 4. Pronti? Vado, tengo l'addome, via. 4. 3, 2, ok, 1 e giù. Adesso anche le braccia indietro. E su. Ok. Perfetto. Allora, andiamo verso la parte finale. Ci rimettiamo schiena a terra, ok? Allora, mettiamo insieme tre esercizi che nella lettura originale del Pilates vengono eseguiti proprio in quella successione che faremo adesso. Sono scissor, quindi sforbiciata, bicycle, bicicletta, shoulder bridge, ok? Rispetto alla loro versione originale, che prevede tutta una postura particolare, li leggiamo un po' più a tenore ridotto. Quello che ti chiedo però è di non interrompere il flusso tra un esercizio e l'altro, ok? Dove mi eseguirai senza interruzione 8 scissor, 8 sforbiciate, che mi andrai a eseguire schiena a terra, testa a terra, gambe tese.
10 ripetizioni, al termine delle quali, senza recuperare, sollevo il capo, mani dietro il capo, piego le gambe e comincio la pedalata fluida. 10 ripetizioni. Al termine delle 10 ripetizioni di bicicletta mi fermo, giù, su, ok, sollevo la gamba sinistra, stendo e piego la gamba 10 volte, abbasso, vengo giù col bacino e porto su, la destra, stendo e piego 10 volte, ogni volta che stendo la gamba, piega martello, ok? Quando riabbasso la gamba, piede rilassato. La riabbasso ma non tocco terra. Quando faccio questo movimento, la piego e la fermo qui. Ok? Buono. Allora, direi che possiamo procedere. Schiena a terra, ci siamo? Allora, mandiamo un pezzo della playlist. Allora, ragazzi, si parte. Ok? Buono. Braccio a terra, se ho bisogno mani dentro il sacro, sulle gambe, pronti, stisso, via, uno, contraggo bene l'addome, su, due, su, senza inarcare la schiena, tre, su, fuori aria, quattro, su, cinque, su, sei, su, 7, la testa a terra, su, ok, 8, su, ancora 2, su, ancora 1, la testa a terra, bene, capo tra le mani, piego le gambe, vai, secondo 10, fluido, 1, 2, fluido, 3, senza inarcare la schiena, 4, neanche appiattita, neutra, 5, 6, coordina bene il movimento, come se fluttuassi, 7, nell'acqua, 8, 2, l'ultimo, 1, mi fermo, gambe piegate, piedi a terra, testa a terra, braccia davanti, su col bacino. Bene, gamba sinistra su piegata, stendo e piego 10 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, giù, porta le braccia indietro, mi porto giù le vertebre una dopo l'altra, bacino a terra, mi porto le braccia davanti, ok? Su col bacino, su con la gamba destra, 10 volte, vai, 10, stendi bene, piede a martello, 9, tieni sul bacino, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giù, braccio dietro, srotolo la colonna dalla parte alta fino alla parte bassa. Perfetto, prendi le ginocchia, porta le gambe al torace, dondola un pochino da una parte e dall'altra. Allora, per tornare in piedi e concludere, possiamo riprendere tranquillamente quella modifica della transizione che abbiamo usato per venire a terra. Quindi ci giriamo, veniamo sul plank, le side bend da una parte e dall'altra, torno in piedi, quindi faccio un workout, ritorno, workout, side bend due volte, torno in piedi, resto in piedi e concludiamo, perché ormai il tempo è quasi scaduto. Ok? Allora, quindi girati. Plank, braccia tese,
Allinea bene le mani sotto le spalle, ok? Lo sguardo a terra, ginocchia all'indietro rispetto alle anche. Perché quando sale, ricorda, il bacino non sale. Guarda velocemente cosa deve fare. Guarda il mio bacino. È fermo. Errore comune. Ok? Mani sotto spalle, ginocchia all'indietro, guardo terra, compatto l'addome. Pronti? Stendo. Ruoto. Su. 3, 2, 1, giù. Stabilizzo, cambio. Ruoto. 3, 2, 1, giù. Cammino e torno in piedi. Scendo giù di nuovo e ne faccio ancora due ripetizioni. Vai, giù. Allineo bene. Più sei. Vai. 4, 3, 2, 1, giù. Cambio. Attivo. Su. 4, 3, 2, 1, giù. Cammino. Ritorno in piedi. Te la senti di fare un altro? Dai, un altro ancora. Scendo, ruoto e torno in piedi. Se te la senti, fai sotto il capo e segni. E scendo di nuovo, giù. Cammino. Stabilizzo. Vado. 4, 3, 2, 1. Ancora. 4, 3, 2, 1, giù, torno in piedi. Un'altra ancora, dai. L'ultima. Scendo, giù. Cammino. Stabilizzo bene. Pronti? Dai, sono le ultime. 4, 3, 2, 1, giù, cambio, stabilizzo, su e 4, e 3, e 2, e 1, giù. Adesso rimani a terra, ok? Se stavi venendo in piedi, correggi, vieni giù. Bene, allora, vuoi sedere sui talloni? Se hai difficoltà a farlo, resta sulle ginocchia. Se invece hai bisogno, siedi. Siedi normalmente, intendo col bacino a terra. Se puoi stare con i talloni, con i glutei sui talloni, ok. Allora, muovi un po' il polso, ok? Stringi il pollice con le dita e muovi. Faccio movimenti circolari. Poi gradualmente libero le dita e muovo le dita in questo modo, un po' a ventaglio. Ok, poi fermo, metto le mani sulle gambe, utilizzo le spalle, proprio come ho fatto all'inizio. Ancora uno, perfetto. Allora, chiudiamo un attimo, facciamo una specie di allungamento, uno stretch dinamico. Abbiamo recuperato sulle mani e riutilizziamo quello che voglio che tu faccia per 4 volte, guarda me. Allungo e all'indietro. Quindi le braccia tese, spingo il petto in avanti, guardo un po' su, cerco di allungare tutta la parte delle catene anteriori, ok? Catene flessorie, cerco di allungare bene. Mani sotto spalle, ginocchia all'indietro. Porto il bacino verso terra, inspiro su e espiro all'indietro. Appoggio gomiti a terra, ancora. Inspiro. Espiro. Ancora due. Inspiro. Espiro. Uno ancora, inspiro, espiro,
Adesso torna in piedi e resta in piedi. Vieni su lentamente. Ok, progressivamente sali, sali, sali su. Bene, vai a intrecciare le dita dietro. Stendi le braccia senza rigidirle. Tieni le spalle aperte e muovi il capo lentamente da una parte e dall'altra come per dire di no. Cerca la massima ampiezza del movimento senza ruotare il torace, muovi solo il collo, ok? Ricorda, sei in piedi, Spalle aperte, muovo da una parte e dall'altra. Cerco la massima ampiezza del movimento, il massimo range. Ancora due. Ancora uno. Slaccio le dita, sei in piedi, ricorda. Poi la mano destra spinge contro la tempia destra. Piccola pressione. Il capo resiste alla spinta, ok? Senza andare dal lato, senza spingere troppo. E abbasso. Cambio ora. Lascio. Srotolo. Da, sono in piedi, con le mani fino a terra, roll down. Resto un attimo giù. Faccio dondolare il capo. Se voglio metto le mani dietro la nuca. E vado a generare una lieve trazione. Mi fermo e espiro, ritorno su a ritroso dalla parte bassa fino alla parte alta, su lentamente. Sono in piedi, quattro volte comprendo i glutei, prendendo l'aria, sollevo le braccia, espirando abbasso le braccia, rilasso i glutei, tre volte ancora, contrae i glutei, su, inspira, espira giù, ancora due, inspira. Espira, ancora uno, inspiro, e espiro giù, grazie mille, buona giornata a tutti, spero che siate bene, spero che siate stati bene, sempre un gran piacere fare lezioni insieme, distanti ma vicini, passate una bella giornata e ricordatevi stasera, 18, poi 18:45, per voi ci pensano Nido e la Fede, ok? Quindi fate quello che dovete fare oggi in giornata, dovete fare spesa, tutto quello che dovete fare adesso viene nel weekend, organizzatevi, però alle 18 vi voglio qui online, ok? Siamo l'asticella, stamani siamo partiti tranquilli, stasera si dà una bella sgassatina e alziamo l'asticella e ci prepariamo a livello metabolico e motivazionale per affrontare il weekend alla stragrande, ok? Ragazzi, un gran piacere come sempre, un bacio da Dona. Stay fit, stay evolution. Ci vediamo. Ciao.